silenzi non hanno mai dato la forza di vivere in libertà. Vieni con me, dai una mano anche tu, questo delirio non durerà più. Senza di noi il disastro poi avanza, se rinunciamo va via la speranza. E dicevo che mi hanno portato a girare i paesi del mondo, permettendo che poi nel frattempo, quando arriva oramai è già veleno, mentre invece potremmo mangiare i prodotti nostrani genuini, quelle sane pietanze che in tavola ci donerebbero i campi vicini. Massaro da Ischia, leggiamo la scheda. Vive e lavora nella bellissima isola di Ischia, fotografa, ecologista, viaggiatrice estrema, appassionata di delfini da sempre. Dal 1994 al 2000 ha viaggiato in Australia per osservare la vita dei famosi tursiopi di Monkey Mia ed in Egitto, in Israele, a Eilat e ancora in Australia, al Dolphin Discovery Center di Bunbury, per verificare l'efficienza della delfinoterapia in acque libere. Ad Ischia ha fondato l'associazione Delfis, un ente no profit per l'osservazione e la preservazione della fauna marina nel mare prospiciente l'isola. Si dedica anche all'educazione ambientale, con tour organizzati e contatti con le scuole, oltre ad aver costituito a Villa Arbusto, Lacco Ameno, il Museo del Delfino con una postazione per l'avvistamento dei cetacei in mare. Attualmente è presidente onorario dell'associazione Oceano Mare Delfis Onlus. Nelle Maldive ha costruito una casa di accoglienza che ospita una ventina di bambini abbandonati. In India e nelle Mauritius si occupa da anni di diversi istituti con bambini poverissimi, figli di genitori alcolizzati e affetti dall'AIDS. Non avendo figli, ha adottato una bambina indiana di 9 anni. Per questo suo impegno, nel 2001, gli è stato conferito il premio Isola Verde 2001, indetto ogni anno dal quotidiano Il Golfo, per premiare gli isolani impegnati nel sociale. La rivista Ischia City l'ha definita una donna generosa e idealista. Nel 2003 viene premiata dal Comune di Ischia per l'impagabile attività di ricerca ed assistenza in favore dei delfini. Sempre nel 2003 la Fondazione Albero della Vita gli conferisce un attestato speciale per aver sostenuto i progetti d'amore della Fondazione L'Albero della Vita a favore dell'infanzia disagiata. Nel 2009 la Regione Campania gli ha conferito il premio Domenico Re. Siamo all'ottava edizione della Festa del Delfino. Grazie a Delfis negli anni si sono ottenuti dei grandi risultati. Katia, quando si parlava di delfini un po' di anni fa sembrava qualcosa di lontano. Oggi è una realtà l'area marina protetta Regno di Nettuno e ci rendiamo conto oggi della grande opportunità anche turistica che abbiamo avendo questa specialità nel nostro mare, no? La Casa dei Delfini. Una festa che però voi fate affinché i più piccoli possano avvicinarsi bene al mare. Un'ottava edizione ricca di momenti, raccontaceli. Allora abbiamo aperto con tutta Irace, il sindaco di Lacco Ameno, che ci è stata sempre vicina, e con tutta l'amministrazione, come tu ben saprai, ci hanno dato uno spazio al museo di Villa Arbusto per una sezione cetacei. E poi niente, abbiamo fatto un percorso didattico sul mondo dei cetacei a cura della dottoressa Barbara Mussi.
E poi c'è stata la proiezione di questo bellissimo film che l'anno scorso Rai 3 ci ha fatto con Davide De Michelis nelle scuole, con i bambini sulla spiaggia a dare le borse ecologiche, è stato molto istruttivo. Poi ci sono stati dei bambini delle elementari che hanno musicato la fiaba che la signora Sachs dedicò ai bambini di Ischia, messaggio d'amore, e adesso faremo una donazione, abbiamo voluto dedicare un capodoglio a Domenico. È inutile che vi dico il cognome perché avete capito tutti di quale Domenico si tratta, unico e solo, il grande. E doneremo questo simbolico capodoglio allo staff del Golfo, che lo adotterà e ne monitorerà tutti i vari percorsi insieme alla nostra associazione, per poi divulgarla attraverso le pagine del giornale, attraverso Tele Ischia, e far sapere a tutti che nel nostro mare ci sono tanti capodogli e tanti delfini, e speriamo che anche le autorità tutte capiscano questo momento importantissimo per l'isola di Ischia. Perché è importante parlare ai più piccoli e far capire l'originalità del nostro mare? Sai, Katia, che ho scoperto che addirittura molte persone di Ischia non sanno che ci sono i delfini, o magari non l'hanno mai incontrati. Sì, è vero, molti non lo sanno, e quest'anno poi abbiamo avuto anche un'altra opportunità. A parte il fatto che i bambini sono molto più attenti e sanno molto più di noi grandi, sanno recepire meglio le necessità del mare, della natura. Abbiamo avuto anche un dono bellissimo da Bruno Mancini, che ci ha dedicato questo volume del Un'isola d'amore, Ischia un'isola d'amore, la dedicata a Delfis e a tutti i nostri sponsor, usando le mie fotografie e delle poesie bellissime di autori italiani. Allora Katia, noi ti lasciamo perché tra qualche istante c'è questa consegna. Stiamo aspettando Rita Di Meglio per fare questa consegna, che sarà sicuramente commovente. Poi abbiamo la presidente della FIDAPA che consegnerà il certificato al Golfo. Allora noi ci allontaniamo e andiamo a vedere che cosa accade tra qualche istante. Adesso leggo delle poesie di Bruno Mancini. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. In un carcere ammazzano un uomo. L'arco s'apre rotondo, lampade a coppe aeree badigli. Avanza un uomo dal fondo. Colonne reggono l'arco. Passa guardiano, badigli. Prende il suo posto di un'ora. Colonne reggono travi, s'alza e cammina. Silenzio. Conta le lampade passando, pesta le colonne con forza. Misura l'arco uscendo. In un carcere ammazzano un uomo. E adesso della cara amica Roberta Panizza. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri tu. Leggo, luccichio di armi e la notte delle anime incupisce sciogliendo in odio triste sete di cuori. Bagliori malvagi oscurano il cammino e vagano anime perse dimentiche dei loro perché. Muori nemico! Alza un grido e dal tuo lago coscienza evaporando un volto ancora scompare. Mentre i più piccoli si deliziano con il gelato, infatti sono al bar, prende il gelato, noi siamo stati incuriositi dall'antologia dedicata a Delfis, Ischia un'isola d'amore. Vogliamo capire come nasce questo progetto e perché. Così in Benvenuti nel mondo dei delfini, la prima pagina iniziale, quindi dedicata proprio a Delfis e ai delfini, noi leggiamo insieme un pezzetto di presentazione che dice così: questa antologia Ischia un'isola d'amore nasce dopo gli entusiasmi, risultati
tratti dalla raccolta di poesie che l'ha preceduta, Ischia, un'isola di poesie, testo che gli autori in essa presenti hanno avuto il piacere di vedere recensito da uno dei più importanti quotidiani campani, Il Golfo, e della quale anche l'emittente Teleischia si è occupata riservandole un consistente spazio all'interno della trasmissione in diretta condotta da Mirna Mancini, con l'emozionante partecipazione del cantautore musicista Nicola Pantalone, riprodotta per quella occasione in DVD successivamente distribuiti a tutti gli interessati. Un tale favorevole riscontro non poteva che spianare la strada al testo che ora presentiamo ai lettori, ma questo non prima di aver adeguatamente ringraziato tutti coloro che con Ischia un'isola di poesia ha messo a disposizione la loro arte per il nostro forse temerario progetto di diffusione della cultura poetica e non solo, ed associando alla nostra gratitudine tutti coloro che tali sforzi hanno con generoso slancio sostenuto. Adesso vi facciamo vedere qualche autore, vediamo chi sono gli autori di questo testo. Cerchiamo di vederlo insieme. Eccoli qua. Una serie d'autori, e si associa quest'oggi l'amore per il mare, per il sano mare, all'amore per la cultura, la diffusione della cultura e della poesia. Thank you.
Invito quindi qui Edoardo Bucciardo. Un taglio da fuori del timone sobbalza come la trottola sulle moniche di pane. Sfugge corda indefinita, movenza soffice d'ora di sole, è vortice di fantasia e di specchi. Se invece sei colpevole e mentissimi, se sei colpevole e fuggi, e verso luci te ne fuggi, ossessive, se sei colpevole e premi, respiri, e sangue tra nubi avvenendoti, tu mi rincontrerai. A certi altari a lustrare, indifferenti volti a credere, parole a piangere, sfide a creare, curvi colori oscuri e matti a muovere, in malinconie tossiche, più di un fumo giallo e denso. Ed io ti parlerò di cani e di animali, delle mie pallide armi sconfitte, di ore mai vissute, di stelle. E io ti creerò bellezze, ti richiamerò ricordi e la mia mente, lenti accordi e spia. C'è un patto crudele nel mio dono. Tu devi prendere la mia sedia, la birra, il sidero, la penna per nascere. Ti giro intorno e non ti tocco. C'è un patto scellerato nel tuo domani. Tu devi prendere il mio sonno, il letto, il lume, le ombre per vivere. Ti guardo dentro e mi conosco. C'è un patto assurdo nel tuo destino. Tu devi prendere il mio amore. Lo cerchi, ti sfugge, lo stringi per essere Ignazio di Frigeria ed Alessandro col cuore di un poeta. Beh, Bruno non ha bisogno di presentazioni, però due parole. Scrittore, narratore e poeta, ha pubblicato una lunga serie di libri per poi dedicarsi alla diffusione della poesia mediante il progetto La Nostra Isola, di cui è fondatore. Carmela Di Lustro invece leggerà le poesie di Roberta Panizza, direttore artistico del progetto culturale La Nostra Isola. E Roberta Panizza, da sempre appassionata lettrice, si è poi dedicata con la stessa passione alla poesia, come appunto diceso, è direttrice artistica del progetto La Nostra Isola. Carmela leggerà due poesie appunto di Roberta Panizza. Giace, esanime il pensiero nel limbo della mente, estranea a te che guardi altrove e dici e non fai. Come il vento che va ed un certo torna al mutare dei calori, e il gelo bagna e copre bianco e muore lo stretto inferno del mio cuore. Portami dunque dove cade l'orizzonte, e nel dono che si svolge tra sogni e incerto desiderio, esplode in tavolozza il cielo e non vedo più confini in questo giorno che chiude scivolando fra musiche dolci ed imprecise ore. Leggimi, ti prego, ancora i tuoi spartiti d'arte che con mano sapiente percorri sui miei arcobaleni di passione. Thank you.
Progetto culturale La nostra isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. Cantate, cantate ragazzi del borgo, sui cordoli, sui giunti, fratelli dell'ultima speranza, sugli alti tralicci, sulle creste dei vulcani, cantate. Un nuovo pallore mi comprime il viso, e ietto figli bianchi, vene varicose, passioni represse, al miele dei suoi peluzzi. Suonate, suonate ragazzi dell'arso, quasi fosse domenica, senza fine e senza sonno, fratelli di madri diverse, nelle serre che mutano fiori, suonate. Un nuovo tremito mi sconquassa le braccia, distillo liquidi salati, occhi annebbiati, il mio senso di colpa contro l'audacia dei suoi capezzoli. Ballate, ballate ragazzi del porto, sulle spolette di bombe afghane, fratelli di anni di provette, come serpenti nei boschi inceneriti, ballate. Un nuovo affanno mi smaneggia il petto, azzanno, lingua profonda, freddezza immensa, il mio orgasmo invadente tra le sue dita attorcigliate al fungo. Fuggite, fuggite dal borgo, dall'arzo, dal porto, mosche insaccate nei carburi, fratelli di Ignazio, dal carnevale antico, falso e bigotto, fuggite. Un nuovo grido mi scatena l'anima senza prudenza. Andiamo. Come rinato, nudo e puro, nella sagra del peccato, al fuoco del tuo sguardo. Andiamo, oltre i velluti, verso un diario della follia, spingendo insieme gli anni. Andiamo. Acconcio in gabbia il polline che resta di limitate perversioni. Andiamo, sfiorandoti per essere l'uomo che scaglia la prima pietra. Andiamo, stringendoti per essere l'uomo che punta senza paura il dito. Andiamo, amandoti per essere infine uomo. Andiamo.